Salve cari youtubers, bentornati qui su Simon the Sorcerer 2. Oggi siamo qui al porto. Allora, facciamo qui granchi, cioè dei granchi reali, degli orribili crostacei corazzati. Granchi! Raccogli granchi, col cavolo potrebbero pizzicarmi. Facciamo... scia, meglio calare un velo pietoso su questa idea. Che cosa cavolo vorresti ottenere? Fammi indovinare, come si chiama? Polpa di granchio? No? Non si fa così. Queste cose non funzionano molto bene insieme, non trovi? Qui c'è un omino che è spaventato. Sì, quando è? Quando capiti? Quando è? Riccio di d'oro. Ciao ciao ciao! Cosa succede qui? Sembra proprio che tu abbia preso. Mi abbia preso alla fine, eh? Eh? Sei un poliziotto, suppongo? Eh? Eh? È un buon travestimento. Non avevo mai visto prima un mago prepuberale. Eh? 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 Ma mi stai arrestando oppure no? Ma di che diavolo stai vaneggiando? Sei un poliziotto o no? Il mio nome è Mago, agente speciale il Mago. Il mio nome è Mago, agente speciale il Mago. Non ho mai sentito parlare di un agente speciale il Mago. In che dipartimento lavori? È talmente segreto che non lo so neppure io. Oh, capisco. Bene, allora lasciami in pace. Come? Aspetta un attimo. Si può sapere cosa... che dai a cavolo sta succedendo? Perché dovrei fidarmi di te? Ti do la mia parola di lupetto. Ok. Mi sembri un tipo affidabile. Cosa posso fare per te? Riccioli d'oro. Sto cercando di vendere dei costumi da bambino. Perché ti nascondi tra queste casse? Sto fuggendo. Mi cercano da quando ho combinato il casino dei tre orsi. Presto scapperò su una di queste navi. Lo sapevo che eri lei. Cerino. Quale casino? Quale casino dei tre orsi? Io avevo dato un'occhiata alla loro casa. Non c'era proprio nulla di valore da grattare. Ho impiegato una vita per intrufolarmi dentro. E così ho pensato, non mi resta altro da fare che sedermi a mangiare un po' di porridge. Poi temo di non averlo digerito e mi sono addormentato sul divano. L'unica cosa che ricordo è che dopo i tre orsi urlavano e correvano dappertutto. Fortunatamente sono riuscita a fuggire e mi sono nascosta. Mica avevo capito che Papa Orsa era il capo della polizia. Presto fuggirò con una di queste navi. Chi sei? Il mio vero nome è Mary, ma sono conosciuta dalle autorità come Riccioli d'Oro. Riccioli d'Oro? Già. Sto cercando di vendere dei costumi da bagno hawaiani. Ne hai nei ricolpizzo? Ne dubito. Non mi interessano allora. Non ti...
Che fai? Vuoi dire che non sai chi sono? Non sono di queste parti. Guarda un po' qua. Ricercata, riccioli d'oro. Indagata per frode, abuso di divano e resistenza all'arresto. E per essere talmente furba da non farsi beccare. È da quando ho fatto quel casino ai tre orsi. Che mi sono alle calcagna. Che stress. Se hai così fretta di partire, perché non sei ancora qui? Ho cercato di imbarcarmi grazie a una di queste casse, ma non ne ho trovata nemmeno una aperta. Temo che dovrò restare qui finché non penserò a un altro modo. Vedrò se posso aiutarti con le casse. Grazie, ti sarei veramente molto grata se lo facessi. Non ti muovere, tornerò più tardi. Sarà al solito posto, cioè dietro a nascondersi. Ok. Ho trovato riccioli d'oro. Alias. Proviamo a aprirla, spranga con cassa. Che fai? Perfetto. Ah, serviva. Non c'è spazio per questa roba. Grazie per il tuo aiuto. Addio! Allora, ho trovato anche. Raccogli intanto gommone gonfiabile. Parrucca. E poi vedrò cosa potrebbero servire. Qui non mi sembra non c'è nulla. Sembra annoiato. Ehi, buongiorno, buona. Stai andando a un ballo in maschera? Sono appena arrivato da Kalimari. Sono venuto in questa città per diventare ricco e famoso. Il mio nome è Humbongo e sono davvero felice di fare la tua conoscenza. Bravo. Il mio nome è Simon e che mi racconti? Il mio nome significa quello che perché nulla nel posto da dove vengo. Simon è una parola che significa fegato di coniglio, vera? Mentre un cappello come quello viene dato solo ai più stupidi. E così io sarei uno stupido fegato di coniglio. Nel mio paese è un tipico nome da eroe. Sembra che la discussione stia scendendo paurosamente di livello. Come mai sei qui? Voglio insegnare la mia strabiliante danza della pioggia a tutto il mondo. Danza della pioggia? Danza. Buona, guarda qua. Gli do il fogliettino. Ah! Interessante. Con un po' di più di gente potrei far piovere sull'intera città. Vedo che stai preparando una specie di ricatto fisico e morale. No, io userò la mia danza per il bene dell'umanità. Al momento non c'è ancora un modo per garantire la pioggia a intervalli regolari. A parte quando si fa a lavare la macchina,
naturalmente. Io penso che lo sceneggiatore si stia ancora trastullando con il mio copione. E non c'è nulla che tu possa fare finché non lavorerai all'Adventure Soft. Simon 2 è una storia triste. E io ho ancora tante cose da provare. Era solo uno stupido scherzo di seconda mano. È un vero peccato che mi sia scordato cose ballerini. Tu ne hai qualcuno? Dai un'occhiata a questo manifesto. Questo è proprio ciò che cercavo. Lo sapevo che ti volevo. Grazie mille davvero. Prego. Prego, caro amico, un bongo. Il mondo è bello perché è vario. Allora. Ma oggi facciamo sempre un po' di giring. Allora, c'è Muck Fontana. Strada dei mercanti, ci sono già andato. Qua c'è la palude. No, qui c'era qualcosa dei tre orsi. Casa. Ah sì, la casa dei tre orsi. Allora andiamo alla fontana. Mi garba la fontana. Arim. Osserva mutandoni a buffo. Questa sì che è biancheria. Non voglio la biancheria intima di qualcun altro. Ah, qui vai qua allora. Allora vai di qua. Hai sentito cosa è accaduto alla nostra Tris? Cistino. Vabbè, questo cistino è pieno di biancheria. Usa. No. Usa. Esci con cistino. Meglio che. Usa. Così non va bene. Questo qui forse mi serve a me, aspetta, eh. No. Chissà perché dubito che i capelli biondi mi donino. Sta spettegolando con le altre. Buongiorno signore. Cosa? Chi sei tu? Il mago Simon. Il mago. Simon il mago, ho licenza di eccedere. Simon è proprio un bel nome, non credete? Ho deciso di chiamare mio secondo figlio Simon. Ricordate quel Simon che abitava appena fuori dal paese? Oh sì, forse Simon non è un nome così bello. Simon è un bel nome per una bambina. Stavo per chiamare la mia seconda figlia Simona. Ma la tua seconda figlia si chiama Castità. Se mi fosse nata anche un secondo figlio ci sarebbe stata confusione così. No. Scusate? Non ora, caro, sto parlando con questo signore. I ragazzi di oggi sono così maleducati ai miei penti. Tempi non ci ascoltavano meno, specialmente dopo l'incidente con cemento a presa rapida alla fabbrica di dentifrici. Scommetto che è uno dei figli di Aga, non ha mai fatto imparare buone maniere. Sei un figlio di fiori, dei fiori, caro? No, anche se i miei viaggi sono altrettanto lunghi. non ho capito bene. Non mi interessa comunque sapere di cosa stanno parlando. Raccogli i cestini. Perché dovrei volere i panni sporchi di qualcun altro?
Non dirmi che hai già iniziato a tirare a casa. Muk Wampling. Santi nomi. Si è data la pubblicità. Questo non ci posso credere. Ciao, ti ricordi di me? Ricordami di te? Certo che mi ricordo. Zio Paludoso non dimentica mai i suoi clienti. No, sto parlando della scorsa avventura. Sono entrato per sbaglio a casa tua e mi hai cucinato quello schifoso stufato. Scusa? Ricordi, era la tua festa di compleanno. Ero l'unico ospite. Ah, così va meglio. Ora ti vedo bene. Il tuo viso non mi è familiare. Per caso non sei un dei figli a Catafiori? Non importa. Ti ho cambiato per qualcun altro. Oh, ok. È vestito da Palludoso. Mascotte di Palludoso. È un cretino vestito da Palludoso. Osserva. No, oh. Oh no, non c'è qui nulla. Osserva il menù. Vendono strani miscugli di fango e cibo da fast food. No, ci credo. No, non l'avevo mai fatto. Raccogli menù. No, non lo posso raccogliere. Mascotte di Paludoso. Perché no? Sei giovane una volta sola. Puoi anche avere uno sconto. Intanto il pallone mi serve e me lo piglia come un oggetto e mi piglia anche lo sconto. Torna quando vuoi, giovanotto. Felice giornata con Mark Flumper. Mi chiedo quando lo sceneggiatore si stancherà. Ehi, giovanotto, farei meglio a non trattenere il respiro. Sì? Qui non si può giornalare troppo. Stai facendo stancare il cliente. Bene. No, posso entrare dentro? Allora, fammi vedere che c'è qui, qui. Uomo dei tatuaggi. È dermatologicamente occupato. Ti stai godendo il pranzo? Prima che tu arrivassi, sì. Ti spiace se mi unisco a te? Sì, mi piace mangiare da solo prima di tornare al lavoro. Sei per caso un dottore? Ho una bottega di tatuaggi. Ho solo fino alle 2 per finire il pranzo, quindi vattene. Che ore sono adesso? Guarda l'orologio laggiù. Ma quell'orologio non si è mosso da quando sono qui. Lo so. Ora vattene. Un po' scorbuto. È un po' scorbuto. Non voglio parlare con quel tipaccio allora. Dai. Neanche per sogno. E se dopo mi servisse? Parliamo col nerd. Ehi! Salve! Mi sembri un tantino giù di morale. Sono stato picchiato già 4 volte oggi. E qualcuno ha rubato il mio manuale di Unic.
Che cos'è un manuale di Unic? È solo un catalogo di giacche. Sarà stato proprio piuttosto. Non c'è bisogno di fottere. So di essere una frana totale. Non so proprio come fare a indurire la mia immagine. Provo a sceglierti qualche tipo di hobby da macho. Come collezionare i francobolli? Forse se i francobolli sono molto pesanti, è inutile, niente sembra funzionare. Sono destinato ad essere un nerd per tutta la vita. Le cose peggiori accadono in mare, o così dico. Niente può essere peggio di questo. Me ne andrò prima che tu riesca a scoraggiarmi, sei senza speranza. Grazie per il sostegno. Va bene, Mister Vittima, come va? Hai avuto qualche idea per farmi essere meno nerd? Sono l'eroe qui intorno, dovresti essere tu a darmi idee. Dimentica ciò che ho chiesto. Qual è la tua ordinazione? Dammi un Big Burger e patatine da portare via. Devi essere nel fast food sbagliato, ragazzo. Noi qui serviamo solo il miglio, insieme al fango della zona. Avete del cibo salutare? Che ne pensi di uno Slugburger? Così tanto per sapere, perché lo richiamano Slugburger? Semplice, ragazzo. È perché ci sono delle lumache. A dire la verità, preferirei non saperlo. Vuoi qualcos'altro, ragazzo? Qual è la tua ordinazione? Posso usare il mio conto per un kid mio? Sicuro. Un cardinale! Di questo. Di che gusto vuoi, frappè? Che gusti avete? Abbiamo gusto larva marrone, soffetto e. Com'è il quasi banana? Bene. È giallo che sembra fruttoso. Ok, lo proverò. Un quasi banana! Sono 8 dollari. Stavo scherzando, veramente non ho soldi. Te lo lascerò da parte per dopo allora. Grazie. Adesso mamma. Almeno il servizio è buono. Oggetto, orologio pauroso. Sono quasi le 2 di pomeriggio. È verso il bagno. Vai verso il bagno, che. Si sentono le persone vomitare. Non ci vai allora. Mi chiedo chi sia quel piccolo pazzoide. Ehi, ragazzino! Ho detto ehi, ragazzino! Tieni, giovanotto, eccoti uno sconto. Che scemo! Che fa? È impazzito! Ehi, è ancora quel ragazzino. Proviamo a parlare. Scusami.
Sì? Sai dove posso trovare il vero baldoso? Il capo? È da qualche parte nel retro del negozio. Grazie. Scusami. Sì? Com'è il cibo qui dentro? È manco buon posa, è manco buon pattico. Ogni singola vitamina e ogni minerale è stato tolto e senza costi. Ma di cosa sa? È manco buon posa, è manco buon pattico? Gommoso e fantastico per capirci. Ma di cosa sa? Mettiamola così. Metterà un po' di colore alle tue guance, ci credo. Tutto merito degli additivi. Penso che le vitamine e i minerali. Pensavo che le vitamine e i minerali facessero bene. È per questo che le togliamo. I fast food non devono avere per forza cibo buono, è contro le regole. Perché sei vestito così? È il mio lavoro, il vero paludoso non ha più tempo di farlo. Lui è il cuoco e la gente viene qui per mangiare. Ma lui è solo il proprietario. Comunque ogni cosa che vendiamo è basata sulle sue ricette. Penso che la gente venga qui perché è economico, veloce e dietetico. Dietetico? Non hai tempo di ingrassare? Oh. C'è un modo per vederlo? Sarà nel suo ufficio dietro alla cucina. Non so quali siano le tue possibilità comunque. Una persona importante come lui non vede quasi nessuno. Che è successo ai lavori soddisfacenti? Non so, non ne ho mai avuti. Potresti andartene ora? Mi serve tempo per capire l'inutilità di questo. No, voglio parlare. Scusami. Sì? Posso avere un altro pallone? Ne hai già uno? Per favore. Scusami. Ti prego, ti prego. Scusa, giovanotto, non posso. Vai a quel paese allora. Oi? Dove pensi di andare? Dietro il bancone? Tu non ci stai andando, no? No. Bene. Aiuto. Qual è la tua ordinazione? Dove posso trovare Paludoso? Vuoi vedere il boss? Sì, dove lo posso trovare? Dovrebbe essere nel suo ufficio in cima alle scale. Ma non puoi entrare, è solo per i dipendenti. C'è qualcos'altro che posso fare per te? È stato bello parlarti. Addio. Allora, palude, aspetta, com'è? Non mi posso avvicinare più alla palude, qualche idiota ci ha messo un muro in mezzo. Andiamo a vedere il castello. Oi! Tu! Chi? Io? Sì, tu! Cosa c'è? Non puoi stare qui, amico. Ma devo entrare nel castello.
Sai, questo è il castello reale. E allora? Gironzolare qui è proibito, ok? Questo vuol dire che non devi farlo, d'accordo? Smettila se ci tiene la sua... Ma io devo veramente entrare nel castello. Bene, bene, bene. Lui vuole veramente entrare nel castello. Allora faremo meglio a lasciarlo entrare. Se ha qualche tipo di riconoscimento. Che tipo di riconoscimento? Beh, 24 dollari dovrebbero bastare, più le spese naturalmente. Vediamo. Pulizia delle armature, olio solare, tassa di bollo, tasse del castello, l'olio del ponte elevatorio. La lista è infinita. In totale vogliamo circa 78 dollari. Se vi farò il mio autografo, saremo alla pari? Se è famoso qualcosa del genere, lasciamo stare. Ti dirò questo. Portaci i soldi e saremo a posto. Dove diamine troverò tutti quei soldi? Potresti vincerli. O trovarli da qualche parte. O ereditarli. O farteli dare da qualche pensionato. Ci sono molti modi. Sono nuovo del posto. Quant'è un dollaro? Devi sapere che un dollaro equivale a 256 penny, 16 dei quali faranno un grot e 64 dei quali fanno una corona. Due corone fanno un ruscellino e tre corone fanno un ruscellino reale. 5 dollari fanno una sovrana al 100 e tre delle quali fanno una sovrana d'oro. E 45 dollari fanno un cimiero reale. Semplice, no? Ok, troverò i soldi. Questo mi serviva non metterci molto. Dopotutto inflazione è una brutta parola. È bello vedere le guardie così dice al dovere, è un vero esempio per i cittadini. Ehi! Hey, ragazzo! Salve! Se ti devi guadagnare i soldi sappi che il re sta cercando un nuovo mago. Perché non ci provi? Il torneo si tiene in un tendone al centro del paese. Sembra che ci sia del buono in ognuno di noi. Ok. Capito? Ho fatto già. Ah, intanto andiamo a vedere la piazza del borgo che ballano com'è. Come va? Non molto bene, buona. Una delle mie percussioni si è danneggiata nel trasporto. Questa era una percussione consacrata alle antiche divinità del nostro popolo. Adesso invece è solo massacrata. L'hai capita? Consacrata? Massacrata! Ma mi serve solo... Non so come si chiama nella vostra lingua buona. Abaco? No, no. È una... Comincia per V. Ah, la vescica. Vacanza? No, no, vescica. È proprio vescica, ragazzo. Sei sicuro? E ce l'ho, te la do. Per poterlo rivestire di nuovo ho bisogno della vescica di un maiale. Non è proprio la cosa più facile da trovare. Sai per caso? Tranquillo, ne ho qui una.
Grazie, buona. Adesso potrò insegnare loro un po' di nuove mosse. Ti darò una dimostrazione da VIP. Oh, non devi disturbarti con me. Tranquillo, buona. Ok, ricordate ciò che vi ho detto riguardo al ritmo. Pronti? Ok. Marina. Siete uno spettacolo. Penso stia iniziando a piovere. Oh no! Sì, sì! Siamo persino riusciti a ottenere i fulmini. Non mi sarei mai aspettato tanto. E chi l'ha preso il fulmine? Detesto tutto ciò. Buona! Scusa, ci abbiamo ancora molta pratica da fare. Non preoccupatevi. Andiamo a casa dei tre orsi, così guardiamo qua. Go away. Non so perché, ma non mi sento il benvenuto. È una di quelle cose in cui si mette la posta. Chissà perché ho dubito che i capelli biondi miei. Tenterò di superare i sistemi di sicurezza solo con la forza del pensiero, ok? Sesso per indirizzo dei tre orsi, apri lettera. Non penso che ci sia qualche maniera, quindi è meglio. Vabbè, qui ciao cari youtubers, questa è la terza parte dove ho esplorato un po' tutto il posto. Finisce qui, vi aspetto per la prossima parte con The Simon the Sorcerer 2. Quindi per oggi è tutto, alla prossima!